siete saliti sul tetto d'Europa, come ci si sente a stare lassù? Fa fresco. Benissimo. Tira vento. Un bel vento, un bel vento. Un bel vento, un vento di cambiamento. Sì, 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 un bel vento di cambiamento sicuramente, ci ha dato tante belle emozioni e sensazioni, quindi insomma speriamo che di continuare su questa lunghezza d'onda. Stanotte siete riusciti a dormire o... No, soltanto un'oretta in realtà, poi adesso siamo ancora in piedi, però siamo carichi, emozionati sicuramente. Da qualche ora crolleremo. Esatto. Avete visto che bella accoglienza qui anche dalla parte di Aeroporto di Roma? Bellissimo. Veramente ci rende proprio orgogliosi e fieri di aver rappresentato il nostro paese e ricevere tutto questo feedback e calore da parte delle persone. Sentite, vi sono arrivati tanti complimenti in queste ore. Ce n'è qualcuno in particolare che vi ha fatto più piacere? Ma in generale ricevere complimenti e supporto da parte dei colleghi, soprattutto quelli con più esperienza, è molto bello perché ti fa sentire proprio il, non so come dire, il rispetto delle persone che fanno il tuo stesso lavoro ma da molti più anni, quindi da Skin a Gianni Morandi che ci ha chiamato subito dopo, Ramazzotti, Manuel, tantissimi grandissimi artisti che hanno fatto comunque la storia della musica del nostro paese, e sentirci rispettati da loro è anche quello un grandissimo risultato per noi. Una dedica particolare? Ma al nostro pubblico, al nostro pubblico, a tutte le persone che hanno lavorato. Ciao, ciao. Avete già risposto in modo piccato alle accuse? Ripeto, domani mattina faccio il test e ci sarà un foglio che dirà chi ha ragione e chi ha torto. Eventualmente una denuncia?